Sempre l'unità di crisi è aperta in questo momento, stiamo controllando i dati, è chiaro che la presenza delle varianti sui nostri territori è assolutamente innegabile, sia con i dati che ci sono arrivati nei giorni scorsi dai campioni che abbiamo mandato fuori regione, sia dalle verifiche che si stanno facendo nei laboratori di Mater Domini. I luoghi di forte crescita e sviluppo delle varianti sono i luoghi dove vivono i più giovani. Non possiamo pretendere che una sanità già ferita debba poi trovare la soluzione di un'invasione di contagi. Fino a quando queste varianti non ci sono state, abbiamo tentato in tutti i modi di colloquiare con tutti quanti e soprattutto abbiamo visto che la nostra sanità, ripeto, è riuscita a rispondere agli assalti. Adesso veramente la situazione comincia a diventare comunque preoccupante. Stiamo parlando anche di vaccinazioni, perché bisogna rafforzare assolutamente l'azione delle vaccinazioni sui territori, questo lo sappiamo. Il DPCM lascia anche ai presidenti di regione la facoltà di stabilire territorio per territorio quale potrebbe essere la migliore forma di contrasto. Il presidente della regione si assume la responsabilità di quello che fa, al di là di ogni polemica strumentale, perché quando poi ci dovessimo trovare a dover piangere morti, non ci sarà poi nessun altro che dovrà rispondere di questa cosa. Se tutti quanti imparassimo a rispettare le regole, probabilmente il colore potrebbe anche essere bianco per tutta quanta l'Italia. Io quello che non riesco a capire è per quale motivo ci scandalizziamo tanto per 15 giorni eventuali di chiusura delle scuole e non ci scandalizziamo dal fatto che ci sono imprese, aziende, negozi che sono chiusi da quasi un anno e sono i genitori di questi ragazzini che stanno patendo la fame, tutti i rappresentanti del commercio, dello sport, della cultura, della distribuzione alimentare, stanno patendo la fame, nessuno se ne occupa di tutto questo perché tutti si concentrano sulla polemica della scuola. Tutti quanti la devono finire, tutti quanti, di pensare che sia una guerra tra destra e sinistra, dove la destra vuole chiudere e la sinistra vuole aprire. Il giovane può essere assolutamente in collegamento con il maestro, con gli strumenti moderni, siamo nel 2021, la polemica è solo strumentale. Le scuole saranno aperte o chiuse a seconda dei dati che avremo a disposizione e soprattutto dalla possibilità di pericolo per la popolazione che le varianti possano aumentare.